buongiorno. Desidero ringraziare moltissimo il professor Gian Brancacci per questo invito ad una giornata commemorativa verso la figura di una grande studiosa che ovviamente per motivi autobiografici non ho avuto modo di conoscere, di cui leggendo l'opera, almeno alcuni dei suoi scritti, verso la quale ho maturato un profondo rispetto. E di Alcmione io non mi ero mai occupato in precedenza, è stata la prima volta, solo sporadicamente mi ero occupato di filosofi presocratici, qui abbiamo altri studiosi, giovani meno giovani che si sono occupati di presocratici, chiedo loro venia se dirò cose che non troppo entusiasmanti. Quello che però devo subito dire, ricollegandomi all'intervento del professor Lettori, è che verso il quale ovviamente ho grande rispetto, è che se nulla posso dire circa il giudizio filologico, cioè circa il giudizio sul lavoro e sul metodo di Luigi Achillea Stella in quanto filologa, certamente Luigi Achillea Stella in quanto storica della filosofia antica ha brillato come una stella. Il suo metodo era molto rigoroso e strettamente interdisciplinare. Nel campo storico-filosofico Luigi Achillea Stella non si è collocata in nessuna particolare corrente di pensiero, se non in quella italica che allora si seguiva tra le due guerre e che traeva le sue origini anche dall'insegnamento di altri, e anche in parte a quelli idealistica, che traevano le loro origini dall'insegnamento di Rostagni, di Zella, di Mondolfo, perché questa studiosa è in realtà stata una studiosa veramente interdisciplinare. Ha spaziato dalla filosofia antica alla filologia classica, allo studio del storico, della civiltà greca, fin dalle sue prime origini, allo studio della scrittura, questo non bisogna dirlo, lineare B, che era stata scoperta proprio nel 53, da Michael Bentis, come abbiamo ascoltato, contributo a fondare la sezione triestina del futuro centro di studi su Egeo Anatolici del CNR, ed è stata direttrice del locale dipartimento dell'Istituto di Filologia Classica per molti decenni. Per quanto riguarda i suoi studi su Alcmeone, pensatore presocratico di cui non si conosce bene la cronologia a cui ella dedicò questa memoria della Reale Accademia Nazionale dei Lincei, pubblicata nel 1939, diciassettesimo dell'era fascista, l'Accademia di Lincei si accingeva proprio allora ad essere trasformata in Accademia d'Italia, statuto giuridico che è durato per pochi anni, perché poi nel dopoguerra si è tornata alla configurazione iniziale. E vengo subito a Crotone, voglio fare una ad Alcmeone, desidero fare una breve introduzione a questo pensatore piuttosto misterioso per molti di noi e anche per me stesso. Confesso che al liceo il professore di filosofia non trattò minimamente questa figura, e che il manuale che noi seguivamo, il celebre manuale di Nicola Bagnano, non tratta affatto, se non forse in maniera periferica, correggimi se sbaglio, Cristian, questa figura, come se fosse una figura del tutto secondaria. Scopriremo che invece è una figura di filosofo e medico e scienziato della natura di primissimo livello, titolare di intuizioni scientifiche e filosofiche uniche, che hanno avuto ricadute enormi nei due secoli successivi in tutta il pensiero successivo fino alla nascita della scienza moderna. Alcmaion aus Croton zone desperito sanguinic persönlicher Schüler des Pythagoras, Arzt und Naturforscher, verfasser einer Schrift per i Physios. Queste sono le righe introduttive della brevissima voce Alcmaion, dovuta a Bellman, uno studioso di Alcmeone, pubblicata proprio nel primo volume della Pauli Vissova nel 1894. Bellman, che aveva dedicato insomma un'ampia messa di studio a questo studioso, a questo filosofo. Di Alcmeone ci si è chiesto se fosse più un fisico che un medico, e celebre lo studio di Mansfeld del 73, Alcmeone, physician or physicist, e in questa anche similarità semantica tra questi due termini nella lingua inglese c'è tutta la discussione storica sulla figura di medico piuttosto che filosofo, filosofo piuttosto che medico, di questo pensatore presocratico. Physicist e physician condividono la comune radice di physis, quindi sono studiosi della natura umana, della natura, della physis in senso indifferenziato, solo che poi
Plus esiste l'inglese moderno e va a designare dal 600 in poi la figura del fisico, nel senso di studioso della natura fisica e cosmica. E physician, che ha la stessa identica radice, significa semplicemente il medical doctor, il dottore. Alcmione era sia l'uno che l'altro, ma senza che, come del resto logico in quest'epoca così arcaica, e vale del resto per tutti i filosofi presocratici, si potesse o si possa distinguere tra, strettamente, in maniera netta, tra la sua figura o tra i suoi studi di filosofo, di fisico, e tra i suoi studi di medicina. E ci si è chiesto anche se Alcmione fosse un pitagorico, una personalità indipendente, se il suo metodo scientifico sia realmente da qualificare come empirico, se egli praticò davvero per primo la dissezione anatomica e se il suo encefalocentrismo, la più grande delle sue scoperte in campo medico, non sia stato sopravvalutato dalla critica. Di lui si è affermato che fu il primo filosofo naturalista della storia, il padre della medicina greca o ancora il padre dell'anatomia, della fisiologia, dell'embriologia, della psicologia sperimentale, proprio la stella affermato per prima quest'ultima cosa, e della biologia, e che le sue scoperte furono talmente rivoluzionarie da dover essere equiparate a quelle di Copernico e di Darwin, come asserisce fino all'epoca recente Doty nel 2007 in un articolo pubblicato in Neuroscience. Di Alcmione si tratta anche in riviste strettamente scientifiche di storia della medicina. Dall'altra, la revisione critica delle testimonianze relative ad Alcmione ha condotto ad un radicale ridimensionamento di tale entusiasmo celebre. Questo proposto è l'articolo fortemente demolitorio di Jack Mansfeld nel 1973, il quale negò radicalmente che Alcmione fosse un medico praticante, che il suo metodo scientifico fosse empirico e che egli abbia praticato realmente la dissezione. Ma contro Mansfeld, Perilli nel 2001 ha ribadito la plausibilità della tesi che fa risalire dal Alcmione ai primordi del V secolo avanti Cristo la dissezione del corpo umano, che è confermata anche dalle straordinarie acquisizioni anatomiche e fisiologiche di Alcmione, le quali rimarrebbero altrimenti inspiegabili o frutto di semplice ed improbabile intuizione. In ogni caso non si può negare che il metodo di Alcmione fosse induttivo, il famoso tecmairestai alcmeonico, e a differenza di altri filosofi presocratici, ad eccezione degli ionici, Xenofano, Diogene di Apollonia, di Anassagora, direttamente basato sull'osservazione diretta dei fenomeni e il rilevamento empirico dei dati. Per un'epoca così alta come quella compresa tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C., stiamo parlando di un metodo, di un approccio profetici, straordinariamente moderni ed attuali, come la stessa stella poi adeguatamente messo in rilievo. Compaginando e superando dialetticamente queste due opposte posizioni della critica, esemplarmente rappresentati da Stella da una parte e Mansfeld dall'altra, si è aperta così sul piano metodologico negli ultimi decenni la via per una comprensione autenticamente storica della figura di Alcmione. Di Alcmione non conosciamo con precisione la cronologia secondo Aristotele, ma c'è un'interpolazione nel testo della Metafisica 182a, celebre passo che si riferisce e discute anche la dottrina dei contrari in Alcmeone, Diogene, Laerzio e Giamblico, egli udì Pitagora quando Pitagora era già vecchio. Il suo Floruit di Alcmeone è stato alternativamente collocato nell'ultimo quarto del VI secolo a.C. o al principio del V, o ancora la metà di esso ed oltre, come Edelstein, o infine tra il 490 e il 430 a.C., come proposto Locke. Quindi c'è una grande oscillazione, non conosciamo nulla della biografia di questo personaggio. L'unica informazione è quella aristotelica a cui abbiamo fatto riferimento e su cui ritorneremo. La sua patria fu Crotone, potente città della Magna Grecia fondata da Colonia Achei nel 709-708 a.C. e sede di un'antichissima e celebre scuola medica antecedente all'arrivo in città di Pitagora. Questa scuola apparteneva anche a Nemocede, un celebre, forse il più celebre medico del greco del VI secolo a.C., su cui ci riferisce ampiamente Erodoto, che fu anche alla corte del re Dario, che poi dopo varie traversie finito prigioniero riuscì a tornare in Italia. Opera di Alcmeone. Secondo Galeno, Alcmeone, come altri filosofi presocratici, scrisse un'opera sulla natura, ma non fu il primo a scrivere un'opera sulla natura, come falsamente asseriscono Favorino e Clemente Alessandrino, perché sappiamo bene che i primi furono Anassimandro, Anassimene e Senofane, da quel che noi sappiamo.
Secondo lo stesso Clemente e Teodoreto, l'opera era dedicata ai pitagorici Brontino o Brotino, Leone e Batillo. Così essa esordiva. Alcmeone di Crotone, figlio di Perito, disse questo a Brotino e a Leonte e a Batillo: delle cose invisibili e delle cose mortali soltanto gli dèi hanno conoscenza certa, Saphenelian, laddove gli uomini possono soltanto congetturare, Tecmairestai. Tale affermazione di principio è stata considerata dagli studiosi tanto un manifesto illuminista della nuova scienza quanto un'istanza di tipo sapienziale da ricondurre all'uso greco più arcaico. Ancora una volta abbiamo queste due tendenze opposte della critica. Ma a confermare senza ombra di dubbio una forma di empirismo scientifico di Alcmeone ha contribuito il nuovo frammento, escluso dalle discranze, rivendicato ad Alcmeone da Lanza nel 1965, per cui l'esperienza è il principio della conoscenza. Peiratoi Matesio Sarga. Mettendo insieme i due frammenti emerge inequivocabilmente in Alcmeone quella stretta associazione tra scetticismo gnoseologico ed empirismo scientifico che è poi tipico della filosofia e della scienza moderna. Il pensiero di Alcmeone dirò ovviamente molto poco. Il principio per Alcmeone, il principio metafisico di tutte le cose, anche in campo antropologico, è il due, è duplice, quindi l'archè è il due. Ed è rappresentato dagli opposti, dalle coppie di opposti, quindi questo due, questa duplicità, la diade, che dir si voglia, si ritrova nelle coppie di opposti. Ma a differenza dei pitagorici, ci informa Aristotele, che proposero una tavola ben definita di 10 opposti, egli teorizzava un numero illimitato di opposti. In campo cosmologico sembra essere stato il primo a distinguere tra mondo sovralunare eterno e mondo sublunare soggetto generazione e corruzione, una posizione che poi tornerà. Ben sappiamo in Aristotele. I pianeti si muovono da occidente a oriente in senso opposto rispetto a quello delle stelle fisse, altra affermazione che avrà un seguito importante. In campo psicologico ha affermato l'immortalità e divinità dell'anima umana in virtù della sua semovenza e del suo movimento eterno, analogo a quello degli astri, che sono anch'essi immortali e divini, in quanto mossi dalla medesima anima eterna e divina. Il corpo muore perché l'uomo non sa ricollegare l'inizio alla fine. Su questo non mi soffermo, ha suscitato grande discussione. In campo biologico-botanico, Alcmeone ha studiato il ruolo della terra e del sole per la vita del mondo vegetale. In campo epistemologico, propone per primo una gradazione della conoscenza tra dei uomini e animali. Solo gli dei possiedono una conoscenza certo e infallibile, Saphenelia, l'abbiamo visto nell'epigrafe introduttiva del suo scritto, di cui ci rimangono pochissimi frammenti. Induzione scientifica basata una sorta di induzione scientifica basata sull'osservazione dei fenomeni che è stata associata al locus xenofaneo, su questo ritorneremo. Non a caso proprio Luigi Achillea Stella ha associato tale postulato alcmeonico al frammento di Xenofane in cui si afferma che nessuno ha una conoscenza certa degli dèi e delle cose, in quanto agli uomini è data solo l'opinione, locus. Gli animali, infine, al terzo e ultimo livello del processo del conoscitivo, diversamente da dei uomini, percepiscono soltanto ma non comprendono. Anche questo è un passo in avanti enorme rispetto ai suoi contemporanei. Alcmeone è stato il primo a distinguere in maniera netta tra sensazione e intellezione, tra percezione e cognizione. In campo medico anatomico e sembra che egli abbia praticato per primo, contro i divieti vigenti e contro i precetti pitagorici, la dissezione di animali e forse anche del corpo umano, specialmente dell'occhio, e che abbia adottato per primo un approccio scientifico di tipo sperimentale. In particolare scoprì l'esistenza e la conformazione dei nervi ottici che collegano gli occhi al cervello e determinò la struttura del globo oculare, nel quale distinse 4 membrane o tuniche: sclerotica, coroidea, retina e ialoidea. Si tratta questa di un'acquisizione estremamente importante, soprattutto confermata anche dagli impensabili risultati raggiunti in merito alla struttura dell'occhio, soprattutto che si consideri che la dissezione anatomica cominciò lentamente a rimporsi nel mondo greco solo dopo Aristotele e in maniera sistematica solo in epoca ellenistica con Erofilo, Erasistrato e Callistene. Quindi, insomma, in epoca più di due secoli più tardi. In campo medico-fisiologico e patologico, Alcmeone sostiene che tutti i sensi sono collegati al cervello e che le sensazioni sono da essi a questo trasmesse attraverso degli appositi canali temporoi, i quali sono stati identificati con i nervi sensoriali. Il cervello è il principio direttivo hegemonicon della sensazione, ma anche dell'intellezione, una scoperta straordinaria premonitrice della scienza moderna, il cefalocentrismo,
come lo fu l'eliocentrismo pitagorico, l'immagine del sole come Apollo Musagete che suona la lira alle sette corde. E al punto che se il cervello è danneggiato come in caso di commozione cerebrale, ed essa specificamente si riferisce con frammento al crione, si compromette il funzionamento dei sensi. Anche qui abbiamo un approccio sperimentale. In particolare l'udito si genera per il rimborbo e l'interpercussione dell'aria nella cavità auricolare, cioè il fatto dell'ispirazione dell'aria verso il cervello, la vista per riflessione delle immagini da parte del cristallino nel tumore vitreo. Non mi soffermo oltre, e la morte invece è dunque, il sonno è determinato dal ritirarsi del sangue dai vasi, il risveglio dalla sua ridiffusione. La morte invece è determinata dal definitivo ritirarsi del sangue dai vasi sanguigni. Anche dietro a questa affermazione c'è probabilmente un'osservazione empirica basata sulla dissezione anatomica. Come noto infatti, dopo la morte le arterie, diversamente dalle vene, appaiono vuote di sangue. Ma la genialità di Alcmeone consiste nell'aver compreso che nelle arterie circola sangue e non aria, come credettero moltissimi medici nell'antichità, fino allo stesso Galeno. Ciò che mantiene la salute è l'equilibrio e la mescolanza armonica delle forze, umido secco, freddo caldo, amaro dolce, una dottrina che ebbe grande fortuna nell'antichità, che si ritrova nel trattato ippocratico De Vetere Medicina, solitamente datato agli ultimi decenni del V secolo avanti Cristo. Il predominio di uno di questi opposti genera la malattia. In campo genetico ed embriologico, Alcmeone ha sostenuto che lo sperma sarebbe una secrezione del cervello che raggiungerebbe l'organo genitale attraverso un canale, poros, e la generazione si originerebbe per l'incontro del seme del padre con il seme della madre, come anche Anassagora e Pedocle di Epicuro credettero, ma non gli stoici. Nel feto si formerebbe per prima la testa, cosa che secondo Ebna sarebbe frutto di osservazione empirica di feti abortivi nei primi mesi di gestazione. Il sesso sarebbe determinato dalla maggior quantità di seme maschile o femminile prodotta durante il coito. Anche qui vale il principio generale della prevalenza di uno dei due principi generatori, maschio o femmina. In campo politico, come in campo fisiologico, per Alcmeone vale il principio dell'equilibrio delle forze, ancora una volta l'isonomia, quello che noi oggi definiremo il balance of powers. Quando in uno stato vi è armonia o equilibrio tra le classi e gli interessi da essere rappresentati, allora la città è in salute. Quando al contrario vi è sbilanciamento tra di essi, essa cade in rovina. Sull'importanza di Alcmeone, insomma, c'è poco da dire, ci sarebbe molto da dire, insomma, e ovviamente non ho qui il tempo per potermi soffermare, ma da tutto quel poco che si è fin qui detto si evince, credo in maniera compiuta, la straordinaria modernità di questo filosofo e il motivo del suo grande successo presso i filosofi e i medici ai lui successivi per almeno due secoli, fino a tutto il IV secolo avanti Cristo, in particolare presso Diogene di Apollonia, Anassagora, Democrito e vari scritti del corpus ippocratico e soprattutto Platone ed Aristotele. Tanto l'uno quanto l'altro, infatti, Platone e Aristotele ne confermano l'assoluto rilievo sia in campo medico sia in campo filosofico. Quasi certamente Platone gli deve la sua dottrina della semovenza e immortalità dell'anima e della centralità del cervello nella sensazione, da cui fa dipendere Platone memoria, opinione e conoscenza. Anche Aristotele ha grande familiarità con Alcmeone, al quale fa esplicito riferimento nella Metafisica e in altri scritti, e al quale, secondo Diogene Laerzio, dedicò uno specifico scritto polemico, il Prosta Alcmaionos. Ad Alcmeone è stata fatta risalire la ricostruzione del processo conoscitivo proposta proprio da Aristotele negli Analisi Priori, ed è stata Stella a farla risalire proprio a lui, secondo cui dalla sensazione si genera la memoria, dalla memoria l'esperienza, dall'esperienza la conoscenza. E poi è un fatto evidente che il cardiocentrismo aristotelico, in campo fisiologico, condiviso già da Empedocle e Menelao e corrispondente alla nozione comune diffusa nel mondo antico già a partire da Omero, rappresenta un indubbio passo indietro rispetto all'encefalocentrismo Alcmeone. Luigi Achille Astella. Importanza di Alcmeone nella storia del pensiero greco. Dicevamo, memoria letta di fronte alla classe di scienze morali dell'Accademia Nazionale dei Licei nella seduta del 19 novembre del 1938, accompagnata da una relazione di Credaro, sul quale avrei voluto soffermarmi, una specie, insomma, preso conto del non troppo critico, insomma, più che altro descrittivo del contenuto della studio. Se invece voglio dire due parole sulla recensione che solo tre anni più tardi comparve ad opera di Ludwig Edelstein, grande studioso anche della sezione anatomica, nonché
collettore dei frammenti della testimonianza di Posidonio, non ben sappiamo insieme a Jan Kittle, nell'American Journal of Philology. L'illustre studioso esordisce affermando che questa memoria, cito, è molto utile perché compagina convenientemente la letteratura degli ultimi decenni e discute più estesamente di ogni altro studio precedente, ad eccezione della dissertazione di Bachta e Alcmione Crotoniata, tutte le testimonianze conservate concernenti la personalità e l'insegnamento di Alcmione. Secondo Edelstein, l'importanza che Stella assegna a questo filosofo è indubbiamente grande. Ribadisce che secondo la studiosa Alcmione fu colui che collocò i concetti mitici di Pitagora in un contesto scientifico, che egli introdusse nella filosofia greca la nozione di opposti e che attraverso di lui l'idea dell'immortalità e divinità dell'anima fu trasferita a Platone ed Aristotele. Per non menzionare la convinzione di Stella secondo cui Alcmione fu il fondatore del metodo sperimentale ed esercitò una decisiva influenza nello sviluppo dell'anatomia, della psicologia sperimentale e della medicina in generale. In breve, stando ad Edelstein, secondo Stella fu la Magna Grecia, non la Ionia, o almeno la Magna Grecia tanto quanto la Ionia, a fondare la scienza e la filosofia greche. Secondo una linea di pensiero che, come ho detto esordendo, era tipica della storiografia filosofica italiana nel periodo tra le due guerre. Il rilievo principale mosso alla studiosa da Edelstein è di non aver discusso la questione della cronologia di Alcmione. La Stella dà un po' per scontato che il filosofo dovrebbe essere collocato nella seconda metà del VI secolo a.C., la cronologia più alta in assoluto tra quelle attualmente in discussione, storicamente discusse, e di aver dato per scontato una sua collocazione appunto nella seconda metà del VI secolo, quando invece già Ross aveva proposto di emendare il passo della metafisica di Aristotele 986a, in cui si dice su cui tale conclusione si fondava, e quando Velma aveva proposto una datazione alla prima metà del V secolo a.C. e da Greva intorno al 450. Quindi già prima di lei c'erano state queste datazioni. Lei non discute queste datazioni, su questo eccezionalmente appare, diciamo, piuttosto dogmatica. In particolare, secondo Edelstein, sarebbero proprio le interpretazioni di Stella, e qui veniamo al grande merito della Stella secondo Edelstein, a rivisitare il sospetto che Alcmione non possa, secondo Edelstein, Stella è in un fondamentale rispetto più corretta di altri interpreti a lei contemporanei. Ella definisce Alcmione medico e filosofo, laddove all'epoca era comune riferirsi a lui semplicemente come a un medico. Quindi negli anni 30, gli anni 20 e 30 del secolo scorso, questa era l'opinione comune tra gli studiosi. Stella ha avuto il merito di dimostrare come questa produttiva rappresentazione contrasti apertamente con il fatto che la grande maggioranza delle dottrine alcmioniche attestate riguardanti i problemi filosofici e non medici, come Aristotele, Socrate e Teofrasto, annoverino Alcmione tra i filosofi. Stella ha correttamente chiarito, secondo Edelstein, come il crotoniate sia un tipico rappresentante della cosiddetta filosofia presocratica, in cui, come noto, non si fa ancora alcuna distinzione tra indagine filosofica e indagine fisiologica e medica. In questo senso, egli non sarebbe un pensatore molto diverso da Anassagoro o Emocrito. Vi è poi un lungo e dotto review article di Francesco Crispo, comparso tra il 42 e il 45, nell'archivio storico per la Calabria e la Lucania, molto difficile da reperire, ma che io ho reperito e letto, di cui non darò conto qui perché non ce n'è assolutamente il tempo. Invece, negli ultimi minuti che mi rimangono, ovviamente vorrei leggere e brevissimamente commentare, ma più leggere che commentare, alcuni passi scelti di questa lunga memoria di Stella di quasi 55 pagine, perché sono, insomma, la lettura di questo straordinario lavoro, mi sono convinto che il miglior commento alla produzione scientifica, almeno in campo storico-filosofico, della Stella è la sua semplice lettura. La Stella, insomma, riferendosi all'esordio del Perifusios, asserisce: non mi sembra che sia stata messa in rilievo la fondamentale importanza delle parole del principio del Perifusios. Determinano e chiariscono la posizione di Alcmione di fronte al pitagorismo, problema su cui ancora fervono le discussioni. Parole introduttive che ho letto all'inizio della mia relazione. E questo conferma i suoi rapporti diretti personali con il pitagorismo, proprio in quel periodo delle origini vivente ancora il fondatore Pitagora. Il riferimento è alla dedica
amichevole o polemica, entrambe le interpretazioni sono state avanzate, ai tre pitagorici, no? Batillo, Leonte e Brotino, di cui il Brotino era il genero dello stesso Pitagora, insomma avevano avuto rapporti diretti con Pitagora. L'ambiente pitagorico a Crotone è un ambiente di eccezionale vitalità, secondo la Stella. Cito, di ispirata fede mistica, di approfondita meditazione etica, ove già forse nel periodo più antico si determina il primo ingenuo fervore di indagine nel campo della matematica, dell'astronomia, dell'acustica. Focolaio che raccoglie in Crotone discepoli, entusiasti ed ammiratori, devoti, greci e non greci, intorno alla veneranda figura del grande Pitagora. E in questo ambiente non può aver fatto a meno di esercitare una viva suggestione sullo spirito di un giovane vissuto proprio a Crotone in quell'epoca, e cioè il nostro Alcmeone. Al miracoloso fiorire della scuola pitagorica, forse l'orfismo che ha già idealmente preparato gli spiriti delle città greche d'Italia, forse anche il tenace sopravvivere di vecchi culti indigeni, di un substrato religioso più antico, e certo lo speciale ambiente delle giovani colonie mercantili d'Italia, aperto a tutte le audacie spirituali e dalle più varie esperienze sociali e religiose, offrono un clima particolarmente favorevole alla speculazione di Alcmeone. Allo stesso tempo, però, Stella è uno di quegli interpreti che afferma, insomma, con una certa insistenza l'indipendenza sostanziale di Alcmeone dal pitagorismo. Non dimentichiamo che Aristotele, proprio nel passo della metafisica a cui ho fatto riferimento, si chiede significativamente, rispetto alla teoria degli opposti, se non sia stato Alcmeone ad influenzare i pitagorici, piuttosto che i pitagorici Pitagora, anche perché proprio nella sua memoria, più oltre, la stessa Stella ci dice che la tavola pitagorica degli opposti non è anteriore alla seconda metà del V secolo a.C., Alcmeone era sicuramente precedente. Quindi anche se Pitagora teorizzò gli opposti, comunque non li aveva ancora teorizzati in maniera così strutturata come sarebbe avvenuto solo alla fine del V secolo a.C. Un'altra cosa su cui fareva la Stella è il fatto che l'opera di Alcmeone sia scritta in prosa e non in poesia, come gli Ionici. In questo ovviamente il nostro filosofo si ricollega a Anassimandro e Anassimene, piuttosto che invece a pensatori come Parmenide e Benone. E questo ovviamente dà un'impostazione, vogliamo dire, più scientifica, più libera da quella mitizzazione del pensiero filosofico che è tipica, insomma, delle origini dei Sette Sapienti e anche tutta la cultura greca, su cui è stato scritto, no? Sono state scritte opere magistrali. La formazione alla scuola medica di Crotone, noi sappiamo che prima ancora che Pitagora arrivasse a Crotone c'era un'importante e prestigiosa scuola medica, questa non poteva che appartenere il nostro Alcmeone, medico e come anche filosofo, e dove era stato educato un medico come Democedia, a cui abbiamo fatto prima riferimento. La cosa importante che ovviamente la Stella attribuisce al nostro Alcmeone è una prima forma di scetticismo gnoseologico. Lui è il primo a introdurre una forma di conoscenza induttiva, il tecmai che sta in riferimento dell'assioma postulato originario introduttivo della sua opera, insomma, che pone dei limiti alla conoscenza umana. Per la prima volta, e questo veramente avrà un'influenza enorme in tutta la speculazione successiva, fino all'epoca moderna, bisogna di dirlo, in questo accomuna il nostro Alcmeone a Senofane, dicendo che anche, insomma, qui entra in gioco l'influenza di un altro grande pensatore, Senofane, cito, che nei suoi viaggi in Italia sono stato anche a Crotone, secondo la Stella, questo in realtà è controverso, estraneo, anzi beffardamente ostile al pitagorismo, Senofane, egli ha accomunato nelle sue critiche senza veli religione tradizionale, dottrine pitagoriche e passione per i giochi atletici. Quanto alla verità, non vi è stato e non vi sarà mai nessuno che sappia nulla di chiaro degli dei e delle cose intorno a cui ragiona, cito letteralmente Senofane. Anche chi ne parla in modo perfetto non sa se le sue dottrine siano vere, su tutto esiste solo l'opinione. Senofane contro Alcmeone, ecco, la nostra Stella precisa contestualmente che questa incertezza sembra limitarsi al mondo della natura. Senofane, con l'ingenua fiducia degli altri presocratici, fermamente crede di poter giungere a conoscere la divinità, cosa che Alcmeone non pretende di fare. In Alcmeone invece questo senso del limite del potere umano di conoscenza si estende anche alle cose invisibili, ma attenzione, non si estende all'immortalità dell'anima, che rappresenta un grande interrogativo.
del pensiero alchimico, su cui molto diffusamente Stella si sofferma verso la fine della sua memoria. E, insomma, questa, in definitiva, letta a questa, in questa luce, la dedica ai tre pitagorici dell'opera, della sua opera, insomma, può sembrare, secondo la Stella, più polemica e più ammonitoria che amichevole, perché sostanzialmente in vari rispetti Alcmeone si distanzia dal pitagorismo. Sicuramente vi si distanzia per questo suo empirismo scientifico, per il suo scetticismo gnoseologico, non dimentichiamo il dogmatismo, l'aura mistica dell'insegnamento di Pitagora, l'autosefe, l'ipse dixit pitagoreo, in campo anche astronomico, insomma, questa teologia mistica e cosmica tipica di Pitagora, che Alcmeone riprende, ne parla successivamente la Stella, ma che razionalizza, che demitizza, che depura degli elementi mitici e leggendari e che fonda su un'argomentazione strettamente scientifica, che avrà poi influenze enormi in Platone e Aristotele. Professoressa, lei mi dica quando io devo terminare, io smetto. Forse. Allora mi avvio alla conclusione. Io avrei, ovviamente, non pretendevo di commentare l'intero saggio, però insomma dedico gli ultimi 2-3 minuti, dedicherò gli ultimissimi minuti a commentare qualche altra caratteristica, insomma, in campo medico, insomma, abbiamo detto, insomma, quanto sia l'importanza dell'encefalocentrismo, la scoperta di nervi sensoriali che collegano i nervi specifici che collegano il cervello agli organi di senso, è il cervello che sente attraverso i sensi, non sono i sensi stessi e non è neanche il cuore, scoperta di straordinaria potenza. Altre cose, abbiamo parlato ovviamente della dissezione anatomica, la descrizione della struttura dell'occhio, dei nervi ottici, del funzionamento dell'udito, confermano inequivocabilmente che egli, come poi anche la critica più recente ha confermato contro Manfred, e come anche lo stesso Lloyd deve riconoscere, che Alcmeone praticò per primo una qualche forma di dissezione anatomica, e forse su animali, forse su cadaveri umani, ma praticò questa cosa. La ricezione del cefalocentrismo nei secoli successivi è stata solo limitata, come ben sappiamo Aristotele ha dato un duro colpo a questa dottrina, in campo medico invece in alcuni, ma non tutti, gli scritti del Corpus Ippocratico ha avuto grandissima importanza. Fondatore della psicologia sperimentale, secondo la Stella, e anche teorizzatore della distinzione netta tra uomo e animali nel processo conoscitivo contro i pitagorici, antropocentrico e diversamente dai pitagorici e da molti altri studi. Soprattutto gli ionici, antropocentrico ante litteram, si potrebbe dire prima di Socrate, prima di Platone, e insomma ha introdotto una teoria della fisiologica della salute come equilibrio degli opposti, che ha avuto un enorme successo in tutta la medicina antica, fino a Galeno, come ben sappiamo, ma anche in altri filosofi a lui successivi. La Stella sostiene che Alcmeone abbia influenzato direttamente anche filosofi come Parmenide dell'Impero, che comunque hanno dovuto tenere conto sia in positivo che in negativo delle sue tesi. E invece un influsso diretto in Diogene di Apollonia, Senofane, Anassagora. E sì, insomma, ecco, non desidero aggiungere altro per non togliere nulla agli altri colleghi. Ultima notazione sull'immortalità dell'anima. Insomma, una dottrina che sembra apparentemente contraddittoria col suo sensismo gnoseologico e con il suo metodo sperimentale in campo scientifico. In realtà questa dottrina non è teologico-mistica come il Pitagora e il pitagorismo, perché in questo c'è una continuità, anche i pitagorici credevano all'immortalità dell'anima, nella metempsicosi in particolare. E noi sappiamo che sia la metempsicosi che l'immortalità dell'anima sono state recepite da Platone, in quanto influenzato proprio dai pitagorici, e per quanto riguarda la seconda proprio da Alcmeone. Il punto è che la dottrina mortale dell'anima alcmeonica è fondata su argomenti eminentemente razionali. Il motivo per cui l'anima è immortale è perché essa è semovente ed eternamente in moto, esattamente come gli astri, il cielo, il sole e gli elementi del mondo sovralunare, che sono parimenti eterni, immortali e divini.
E questa è una spiegazione anch'essa chiara, insomma, la semovenza, eterno movimento dell'anima, è una dottrina che serve a Platone a dimostrare l'immortalità della medesima nel Filone e in altri scritti, e di cui sostanzialmente anche Aristotele è costretto a tener conto, anche se ovviamente, come sappiamo, sviluppa, non crede fondamentalmente in questa dottrina, ma di cui sviluppa la parte astronomica. In conclusione, il lavoro della stella, che è di facile lettura e di esemplare chiarezza anche stilistica, è molto attuale, ha avuto una ricezione molto limitata tra gli studiosi, sia per la scarsa diffusione delle memorie dell'Accademia di Lincei, sia per il periodo in cui è stata scritta. Oggi non è più disponibile, ho dovuto fare una gran fatica a reperirla, facendo fotocopie presso l'Istituto di Studi Storici di Napoli, altrove non è possibile neanche fotocopiare, ad esempio a Villa Mirafiori, perché è in pessime condizioni. Raccomando a tutti la lettura, poi io potrei mettere a disposizione anche questa, per chi volesse fare delle fotocopie, anche potrei mettere a disposizione il professor Brancacci, se volesse, per il corso per i suoi studenti, perché è di un'attualità straordinaria, e anche se rappresenta uno dei due poli dialettici dell'ermeneutica moderna, contemporanea, riguardo all'Alcmeone, sostanzialmente anche nel momento di sintesi rappresentato da Perilli e da Hafner, che ha scritto La voce Alcmeone per la Stanford Encyclopedia of Philosophy nel 2008, comunque rimane per il 70% valida. Questi vorrei, alcuni soldoni, affermare, mi permetterei di affermare, di fare questa pesante affermazione.